No! Marca la tortissipistipi! Madonna, madonna, madonna! Oh! Madonna, madonna! Ma vaffanculo! Finalmente rigiochiamo a Peggle in 2, non il 2. Non il 2. No, è brutto e cattivo. È il cattivo. Devi premere la X in nome di Gesù. È venuto la X, bravo. E niente, siete pronti per la battaglia? State votando. Non ti piace questa mappa? È no, brutta. Questa qua, questa fa i poveri. Non abbiamo mai fatto più di punti. Però tu sei sculato, eh. Allora, è stato un tiro migliore di quel che pensassi. Allora, la mia idea è quella lì. Porto Rio. Però è andata bene. Scusate, potevo fare del mio meglio, ma un po' sbagliato. Dai. Bene. C'è una maschera. Bene, molto bene. Prendimi un altro rosso. Davvero, 14. Oh, finalmente posso prendere il verde. No. Che spero non ti faccia andare a meno 25. Ma tu non lo puoi prendere. Cosa? Il verde. Fanculo. No, 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 no. Intanto era tutto un no, praticamente. Questo è quello. Comunque sono riuscito a non prendere niente col cappello. Complimenti, complimenti, sei stato bravo. Ce l'ho fatta, non ho preso niente. Poi mi insegni. Allora, io qua vorrei fare il barzinzo sotto il stronzi. No, rimbalza. Forse così, sì. Ma lo prendo il viola, secondo te? Potresti. Prendimi tutto! Ma lasciami il braille. Poi ti racconto una cosa. Guarda là. Una cosa bella. Cosa bella? Su Amazon. Che è successo su Amazon? Amazon azienda, dico. Marca! È una cosa che non mi puoi dire qua. No, perché. Ma mi puoi puoi suggerirlo? Oppure la gente ci arriva? No, cioè. Puoi raccontarlo come se stessi facendo una storia di un gioco di ruolo? Allora, mettiamola così. Facciamo che tu sei chat GPT. Ho sentito da un uccellino magico. Un uccellino magico. Che c'è stato qualcuno nel regno di Vastus. Di Vastus. Okay, Amazon, però potevi Amazon anche va, nel vasto regno di però Amazon. Però potevi anche evitare di dire. Il posto. Nel vasto regno di Amazon, posso dire? No, nel vasto regno di Amazon. Torino. È successa una cosa. Scusa, stavo pensando a te, ma non pensavo a me. Uno sciocco scudiero. Sì. Ha sottratto alcune barrette. E l'imperatore ha pensato bene di mandarlo a casa a riposarsi a tempo indeterminato. Ah, beh, è giusto comunque. È giusto. E non ha pensato che cioè, i cavalli fossero contati e magari hanno pure un chip nel... Sai, nel regno del vasto Amazon pare che il food sia veramente un inferno. Perché veramente un inferno, quindi stai a contare poi tu. Ah, ok. Perché sembra che ci siano dei rilevatori magici quando tu esci. Quindi la cosa migliore nel caso per esempio un vassallo abbia fame sarebbe di consumare. Ah, quello la barretta, ma lui l'ha portata con sé. Ah, quindi una... come un trofeo. Bene. Probabilmente voleva portarlo alla sua bella. Ti ho lasciato la estrema festas. Ma guarda che non è facile. Dio. Porca puttana. Bravo! Meno bravo, ma madonna, madonna, madonna. Boh! Madonna, madonna. Ma fa culo! Vabbè, ma non si può vedere questa cosa. Comunque mai steso, eh. Bravo, ma... Sì, ma 95 a 40. X. Cioè, tu ti rendi conto che poteva succedere di tutto? Potevi fare 50.000 e sarebbe stato pesante. Ah, che bello, finalmente. Da quanto tempo?
che brutta posizione. Madonna. Tutto, tutto. Bravo, hai preso un rosso. Eppure il cesto. Ma ti ho scoperto svariate posizioni. Guarda, guarda, ormai ha capito che non le serve. Ma io come faccio a prendere quel verde? Io devo prenderlo il verde, per me è fondamentale. Allora posso fare solo una cosa. Bravo. Doppio rimbalzo. Cappella magica. Porto io. Sì, no, buono. Benissimo, molto buono. Va bene. Cazzo. Cazzo. Non me la sono voluta rischiare, raga. Non me la sono voluta rischiare. Ma manco lui se la rischia. Ma io devo rischiarla. Perché faccio? Non uso il potere magico più magico che... Io odio i baffattempo. Mi fanno ragionare malissimo sulle mie azioni. No! Dortisipistipi! Comunque... Diorama. Diorama. Diorama è... Oh madonna, ma qua nessuno aprirà mai un cazzo. Porco. Bene. Bene. Hai fatto un paio di punti in più. Bene. Voglio entrare in quel pertugio. Che dici? Puoi entrare nell'altro. È così comodo. Ma ti aprirei un varco. Ti ho aperto un varco. Ma tu l'hai vista la scena del cartone animato con la presunta bestia? Tu oggi mi vuoi far scoprire un sacco di cose, eh? Ma dico, la scena del cartone animato con la presunta bestemmia, l'hai visto? Con la presunta bestemmia? Sì. C'è una presunta... Grazie. La madonna. Scusa, ma non lo possiamo far sentire se c'è una bestemmia? Presunta. E poi è un cartone animato per bambini. Ma... Vai! Bella magica! Hai sentito che era... Che cosa ha fatto? Che cosa ha fatto? No, devo vedere una cosa. Prima che mi fai vedere tu, sì. Faccio il replay. La madonna. L'hai vista quella cosa là? Scusami. È successa una magia. Il cappello è arrivato dopo. No, si è teletrasportato più su. Scusate, un rallenti in questa zona, per no, favore. No, è la palla che risale, il cappello non... Ma sembra che... No, vedi. Il cappello arriva dopo della palla, vedi? Arriva dopo. La moviola. Non sapevo facesse così, dove sta quella... Eccolo. Il mio... Da una segnalazione su TikTok dicono che c'è un cartone animato per bambini che è una bestemmia. Allora verifico subito. Sarò l'arbitro ufficiale! Io morto! Sì, sembra che la dica. Grazie. È bellissima la ricerca che ha fatto. Io l'ho adorato sto video, l'ho adorato. Diciamo chi è l'autore. Giulio Canova 74. Sei un genio, hai fatto un video bellissimo che approfondisce con divertimento uno dei più... Vediamo il doppiatore di Conegliano Venezia a posto. Bene, reale. Io porco. Lo potrei fare festa estrema, ma... Sì, potresti. Ma è complesso. È molto complesso, sì. Però secondo me così ce la fai. Destra! Più a destra! Vaffanculo! No! Che cazzo di culo! Così. No! Ok, non mi ha staccato di troppo, ma mi ha staccato. No, forse siamo pari, 137 a 124. Sono ancora leggermente in vantaggio. Questa è la partita decisiva, casuale. E vai. No. Ma che sei tu? Perché ci siamo morsi tutti e due a destra. Per un attimo ho detto mi sto muovendo. No. Pesante. Wow. No, ma inizia a fare il bruco. È andata bene, decisamente bene.
Tu puoi sperare, però, perché lì c'è il blocco. Te la ferma e te la fa rientrare. No! Sì! L'ha fatta, raga. No! Sì! Sì! Porca troia! No! 23.000. Ti ha fatto un disastro. Sì, ma stiamo lì, cioè non... quello che dicevo l'altra volta, quando uno fa un tipo buono, l'altro comunque... Porca di quella... Sì! Ma gli ha dato due vite però, eh! Vabbè, cioè, chiaramente ha fatto un rimbalzo giusto così, vabbè, giusto così. Bravo Giulio Canova comunque. Ma che rimbalzo è? Eh sì, però buono bene, non so che fare, cioè non, anche volendo, vabbè, farò così. I like it. Ma cosa potevo fare? Tipo un tiro così, perché ti dà più ti dà più possibilità di fare. Raga, io già sto sotto, ok? Sto veramente sotto. È vero. Pensate che gli si è rotta la caldaia quando sta sotto. Che due coglioni. A me mi si è rotta in un anno la... No, ristorante! Io comunque probabilmente prenderò una sindrome prima o poi. Tipo una Tourette sacra. Capito? Non prendo una Tourette, io prendo una turpette, una roba comunque. Dio! Dio! Zio! Zio! Io ho finito le palle. No, ce n'ho una. Puoi fare feste estreme, puoi recuperare. Ma no, non è. Se fai 50, se prendi questa, poi il viola e poi 50.000. No, il viola, guarda. Cioè, come lo puoi prendere, da là lo prendi facile facile. No, perché tu mi stai dicendo questo, perché sei un infimo bastardo. No, io ci proverei. Tu vuoi che prenda il 10.000? Perché io col 50.000 avrei una speranza. Invece tu vuoi che io prenda. Io tenterei il viola. Fanculo, vola, vola in nome di Dio. Vaffanculo. Quasi. Ma fatto. Non t'ho fatto una sega, non m'ha fatto. Bene, ho vinto la prima partita di questa, la meglio di tre. Quindi se vinco la prossima ho vinto tutto. Ma noi ci vediamo alla prossima.